E allora, riprendiamo. Senta, lei ha già riferito nelle scorse udienze dei primi contatti, anzi dei contatti avvenuti tra lei e De Donno subito dopo l'arresto di suo padre. Quindi dopo il 19 dicembre, i primi contatti, ha riferito anche i contenuti di questi incontri. Le volevo chiedere, lei nel tempo ha continuato ad avere rapporti anche dopo questo periodo, fine del 92, con il capitano, allora capitano dei Carabinieri Giuseppe De Donno? Assolutamente sì. Che tipo di rapporti ha mantenuto? Cordialissimi. Ci sentivamo ogni tanto al telefono, ci vedevamo, ci incontravamo, si mangiava una pizza, si andava a bere una cosa ai Procetti lì a Roma, rapporti normali, specialmente laddove magari in alcuni periodi di questi anni venivano fuori pseudo notizie di quelli che erano stati i rapporti, scusi Presidente, i rapporti tra mio padre e i Carabinieri. Era chiaro che in me nasceva sempre la preoccupazione di quelle che potevano essere eventuali responsabilità, soprattutto anche a livello fisico personale, per il ruolo che il capitano De Donno aveva ben chiaro E quindi a che anni ci riferiamo? Perché qua, se lei fa riferimento, erano venute fuori. Ci siamo sentiti fino al 2005, l'ultima volta ci siamo sentiti addirittura che era un'udienza a Palermo e me lo passò lo stesso Viviano, con cui avevo rapporti intimi. Ricordo che mi passò il telefono e dice: ti devo passare, cioè, un tuo caro collega, amico. Si passano, e mi ricordo che poi se lui mi disse: mi riconosce, ci siamo messi un po' a parlare con Peppino, lo chiamo Peppino, ci siamo messi a parlare con Peppino. Senta, ma perché, diciamo, lei comunque ha mantenuto, ci sta dicendo ora, poi entreremo nello specifico di alcuni incontri, di alcune conversazioni, ma lei ha detto che suo padre le espresse subito dopo l'arresto la sua consapevolezza di essere stato venduto, diciamo, tradito dai Carabinieri. Lei perché ritenne di comunque mantenere un rapporto che lei stesso definisce cordiale, andavate a mangiarvi la pizza, comunque di cordialità certamente, perché di fatto garantiva quelli che erano bene o male gli accordi che mio padre aveva preso con i Carabinieri, cioè di certi coinvolgimenti nostri su certe situazioni. Per questo, per cui di volta in volta io, se capitava, lo sentivo e lo incontravo. E lei, c'è stata una promessa, io su questa storia non dovevo essere mai, c'era stata fatta la promessa dei Carabinieri che questa storia, come si era conclusa o no, io dovessi rimanere sempre fuori. Io mi ero dato da fare, avevo fatto quello che avevo fatto anche e soprattutto su stimolo dei Carabinieri, Mori e De Donno. Era mia premura anche ogni tanto, quando usciva qualche cosa, sapere come andavano le cose, se c'erano io robe su di me, cioè, spesso, diciamo, non dico che era un mio informatore, ma ci scambiavamo informazioni. Senta, visto questo rapporto, io le faccio una domanda precisa. Quando poi suo padre cominciò a rendere delle dichiarazioni alla Procura di Palermo, sì, se non ricordo male, dalla fine di gennaio 93 in poi, vedremo di approfondire meglio questo argomento, lei sa se il capitano De Donno ed eventualmente anche altri, intanto, si hanno fatto dei colloqui investigativi con suo padre? Sì, parecchi, andavano, non ultimo, dopo l'arresto mio padre mi telefonò col telefono di De Donno e mi disse, come ho detto nella precedente udienza, di consegnare le mappe allo stesso De Donno, ne avevo parlato. Sì, di quello aveva parlato. Io le volevo chiedere se più in generale, nel periodo di detenzione di suo padre, i Carabinieri, per quello che lei eventualmente saputo, eventualmente ci dica da chi, Mori e De Donno, avevano possibilità di parlare col detenuto Vito Ciancimino, sì, anche al di fuori, e anche degli interrogatori a cui partecipavano, e anche al di fuori dei casi in cui erano accompagnati dai magistrati. Sì, andavano. Questo lei lo sa da chi? Da mio padre, che diceva: è venuto a trovarmi, e mi diceva anche lo stesso De Donno che era andato a trovare mio padre. Senta, ma lei venne a sapere, eventualmente ci dica come, di una dichiarazione spontanea di Salvatore Riina che in un processo, in realtà già ieri lo ha accennato, a Firenze, disse: ma perché non chiamate a testimoniare il figlio di Vito Ciancimino? La domanda allora la completo, perché la risposta in parte l'ha già data ieri. Le chiedo se in quel caso lei ritenne di contattare De Donno e nel caso affermativo che cosa vi diceste? Su, era uno dei motivi che ho detto, era il motivo.
per i quali io, nel momento in cui venivano fuori queste notizie, oppure veniva fuori una notizia stampa come questa, perché erano chiamate Ciancimino e cose, ovviamente dentro di me nasceva un certo allarmismo, per cui la prima persona a cui io facevo riferimento è quello che mi aveva di fatto garantito che tutta questa notizia doveva rimanere nell'ombra. Il mio ruolo non doveva essere minimamente, diciamo, accennato anche a livello processuale, dovevo rimanere al di fuori di tutto, per cui ne parlai anche con De Donno, sicuramente. E rispetto a questa sua preoccupazione, De Donno cosa le disse? Di stare tranquillo che non sarebbe accaduto niente. Accaduto niente riferimento a che cosa? Ai miei coinvolgimenti. Però non mi ricordo esattamente poi tutta la discussione. Se... Non capivo neanche il motivo per cui Rina mi dovesse tirare in ballo. Cioè, veramente... Cerchiamo di essere più precisi, intanto con le mie domande, vediamo se lei è in grado di essere più analitico nelle sue risposte, perché ha parlato, non sarebbe successo niente circa i miei coinvolgimenti. Con De Donno, avete mai parlato della eventualità che un qualsiasi magistrato a Firenze, a Palermo, a Caltanissetta, della Corte d'Assise, di una Procura della Repubblica, la chiamasse a lei, chiamasse lei per farle delle domande su quanto accaduto nel 1992, nel periodo in cui i carabinieri avevano incontrato Vito Ciancimino? Mi assicuro che nessuno mi avrebbe mai chiamato. In questo contesto lei ha mai sentito fare riferimento ad una eventuale opposizione di segreti di Stato, qualcosa di analogo? Sì, mi disse che tutto quello riguardava la mia vicenda era coperta da segreto di Stato e che nessuno poteva metterci mano, e per cui ero garantito che il mio nome non sarebbe mai stato coinvolto. Mi ricordo come una volta incontrai l'ingegner Barresi a Roma, che ti parlava pure di un possibile, non so, che era uscito sui giornali, cose, poi richiamai pure in quell'occasione che Brusca aveva detto qualcosa, che insomma, mi ricordo lo stesso, mi disse: stai tranquillo, stai sereno, che su di te l'accordo rimane quello, non verrai mai coinvolto, c'è il segreto di Stato. Tutto, chi è che gli disse questo? L'ingegner Barresi, mi ricordo lo incontrai a Roma, perché io non, stando a Roma non leggevo magari i giornali di Sicilia, spesso mi diceva che era uscito qualcosa sul giornale locale, ho detto no, non l'ho comprato, non... Mi veniva da Palermo per lavoro, mi disse... Ma non ho capito, con De Donno fino a quali anni vi ha fatto questa assicurazione che lei non sarebbe stato mai chiamato? Fino all'ultimo periodo. Quindi parliamo di questo periodo 2006, 2000, sì, sì, sì. 2005, le ho detto. Sì, sì. E non sono stato mai chiamato, Presidente, ed era un dato di fatto. Nonostante si parlasse sempre di trattativa e di cose, non sono stato mai chiamato. Anche se si faceva il mio nome nei processi di Caltanissetta, nei processi di Firenze, ho conosciuto tramite Massimo Ciancimino, non sono stato mai chiamato da nessuno. Fino a quando? Fino al gennaio del 2008, quando dopo l'intervista mi ha chiamato prima il dottor Di Natale, e poi in seguito sono stato sentito dai procuratori. Mi scusi, di Matteo e Ingroia. Mio padre fu chiamato, ma insomma poi una cosa... Fu chiamato, ma... si riferisce a Firenze? A Firenze, a quella... sì. Sì, insomma. Ma già l'accordo era quello che non doveva rispondere, così l'accordo preso con i carabinieri era quello e così ha fatto. Senta... C'è un manoscritto vergato a mano da mio padre, credo proprio in originale, in proposito, per cui insomma. Cioè, era strano, Presidente, che in tanti processi di strage, di cose, venisse fuori anche il nome, lo stato nelle ginocchia, si è andati a Massimo Ciancimino e cose. È chiaro che io, leggendo il mio nome e cose varie, pensavo di potesse essere chiamato, però tutte le volte venivo rassicurato che ciò non avrebbe avuto seguito, per cui ero anche tranquillo. Di fatto, Presidente, se sono stato chiamato è perché ho fatto un'intervista così netta e chiara a Panorama che ho sollecitato il tutto, avendo capito un po' quello che stava succedendo attorno a me, al presunto tesoro e cose. Ho capito che c'era la volontà di mettere mani su non tanto i soldi, ma su qualche altra cosa, diciamo, che io conservavo. Cioè, l'ho incominciato a recepire qualche cosa che non funzionava. Ecco, signor Ciancimino, prima di passare ad un approfondimento rispetto a quello che ha già detto... sull'episodio relativo alla convocazione davanti alla Corte d'Assise di Firenze di suo padre, sì, sul quale le mostrerò dei documenti manoscritti. Ma comunque lei ora ha toccato un punto che io vorrei approfondire. Prego, procuratore. Noi abbiamo la situazione che lei rappresenta, è una situazione in cui
le viene più volte rassicurato e in prima persona mi pare di aver capito più volte anche dallo stesso De Donno, anche in occasione di esternazioni pubbliche di Rina Salvatore, che lei non sarebbe mai stato chiamato su questa vicenda. Sì, non solo dal De Donno, anche dal signor Franco. Non solo dal De Donno, ma anche dal signor Franco. Nel momento in cui vengo iscritto lo stesso giorno della morte di mio padre nel registro degli indagati per l'associazione delinquente di stampo mafioso, mi comunica il giorno stesso della morte di mio padre, sono stato iscritto il 19 novembre del 2002, lo stesso giorno, mio padre ancora non l'avevo neanche seppellito, nel registro degli indagati mi viene detto che tutto questo è a mia tutela, cioè non c'è più tuo padre che ti può, casomai dovesse, tu ti avvali la facoltà di non rispondere in quanto sei, non crearti problemi. C'è stata una tempistica perfetta, lo stesso giorno, iscrizione. Qual è il motivo, o quali sono i motivi, perché non tutte le scelte possono essere dettate da un solo motivo, per il quale lei, lo ha detto e lo ha ribadito fino a poco fa, a un certo punto fa questa intervista a Gianluigi Nuzzi con lo scopo che finalmente qualche magistrato leggesse questa intervista e la chiamasse per avere, diciamo, una sua versione sui fatti che lei, seppur in parte, da protagonista aveva vissuto nel 92. È un po' lungo, lungo il discorso, ovviamente. Sarà lungo, ma prima di andare, perché lei ha parlato di... Provi a sintetizzarlo, ce lo... Provi a sintetizzarlo, ma ce lo indichi, alla Corte con l'approfondimento dovuto. Perché lei ha una rassicurazione, non ti chiameranno mai, è una storia, le hanno pure parlato di segreto di Stato, comunque l'hanno rassicurata, non ti preoccupare, questa nessuno ti chiamerà, nessuno ha interesse ad approfondire. Mi avevano anche rassicurato che nel processo di primo grado me ne sarei uscito in maniera libera se non avessi fatto i nomi e i reali i nomi dei prestanome e cose varie, non avessi tirato fuori il discorso dei carabinieri, perché in quel momento in cui io venivo giudicato per riciclaggio era in corso un processo a Palermo, me lo ricordo bene, che mi faceva molto arrabbiare la cosa, in cui proprio che era relativa alla perquisizione del covo. Mi ricordo come io e i miei stessi avvocati dissi: ma io non riesco a capire cosa vogliono da me, in questo momento mi stanno indagando sul riciclaggio, mi fanno domande sul riciclaggio, nessuno mi manda a chiamare, invece su un processo dove potrei dare un contributo importante. Detto, come gioca la procura? Ma perché la stessa procura sta giocando fronti diversi? Ma perché la stessa procura sui figli di Ciancimino indaga e rinvia giudizio uno solo dei figli di Ciancimino, archiviando una posizione dei miei fratelli, con la dicitura che i miei fratelli non sapessero l'attività politica svolta da mio padre, che i miei fratelli non sapessero cosa è il patrimonio che aveva mio padre, dopo che la stessa procura aveva rinvenuto una lettera dove c'era scritto, una lettera di cui ho parlato nelle precedenti udienze, revoco ogni mia prima disposizione e nomino mio figlio Massimo come unico e cosa. Questo, Presidente, fa desumere che prima di mio figlio Massimo erano altri fratelli a gestire tutto il patrimonio di mio padre. Ma di fatto vengo rinviato a giudizio solo io. Spariscono 18 faldoni, sparisce materiale durante la mia perquisizione, incursione durante la detenzione domiciliare. Ieri facevo riferimento quando lei giustamente mi ha detto come ha fatto a non riconoscere la persona che aveva visto poc'anzi, che io conoscevo come il dottore e cose. Certamente, Presidente, quando mi vedo entrare dei carabinieri con la divisa che si mettono davanti casa, lo stato d'animo e lo stato mio di trovarmi in una detenzione domiciliare, aver subito questo senza aver fatto realmente niente, se no aver... Conosceva come il dottore, perché ieri questo le... No, lo chiamavo dottore, l'avevo visto come autista, per cui non sapevo il grado, lo apprendo quando un collega lo chiama capitano, mi entra con una tuta mimetica. Se lei l'autista lo chiamava dottore, non ho capito lui. Come devo chiamarlo? Non capire. Sì, autista, no? Aveva detto di chi? Autista del signor Franco, per cui io spesso chiamo dottore contrariamente. No. Chiamava dottore senza alcun nome? No, perché non lo sapevo, né potevo chiedermi, perché non me era stato mai comunicato l'identità del signor Franco, cercavo di starmene un po' 3-4 passi indietro in merito a queste situazioni. Quando mi sono visto in casa scendere le scale con questa tuta mimetica, è chiaro che non ho avuto subito cognizione di chi fosse e cose varie. Io pensavo che stanno avendo un'altra perquisizione, perché devo aprire, era un continuo a casa mia, per cui... Signor Ciancimino, torniamo un attimo alla domanda che le ho fatto. Lei, diciamo, sta affermando una serie di situazioni, ma io vorrei che lei... Hanno segnato la mia vita, procuratore. Sì, ma lei non deve, qua il problema è intanto mettere a conoscenza la Corte, poi le valutazioni saranno della Corte, dei motivi per cui lei, rispetto ad una rassicurazione di non essere coinvolto, e rispetto, lei sta dicendo, a un trattamento che riteneva in qualche modo ingiusto, deteriore rispetto ad altri. L'unico arrestato. L'unico. Perché a un certo punto decide, ora faccio questa intervista, così spero, ho
capito bene, spero che qualcuno mi chiami. Certo, l'intento era quello, ho detto basta, perché mi ricordo che c'era stata una discussione che credo, non so se agli atti di questo processo o agli atti sicuramente agli atti del processo del riciclaggio, proprio dove una discussione, un'intercettazione ambientale, dopo c'è questa discussione con l'allora mia moglie, insomma mia moglie Carlotta, dove proprio lei stessa mi dice basta di essere tu a pagare sempre per tutti, dopo la condanna a 5 anni, 8 mesi, con la scelta del rito abbreviato, per aver speso i soldi di mio padre, finita una condanna a quasi 9 anni, più di quanto era stato condannato mio padre per associazione a delinquere. Quindi a un certo punto lei, anche consigliato a sua moglie, ha sentito l'esigenza di... C'è registrazione, non so se voi l'avete agli atti del processo. Di dire tutto quello che sapeva anche sui fatti del 92. Del 92, del gas, dire tutto. Lei... Di non coprire più nessuno, né dal dottor Sciacchitano, né dal dottor Brancato, né dai soci di Lapis, né coprirmi mio stesso e dire che i soldi della gas non erano mia. Io ho detto, io vado lì e dico tutta la verità, basta. E c'è... mi dico una cosa, vabbè, poi altrimenti ci allontaniamo troppo dal tema, ma lei in quel processo, se non abbiamo capito male, venne giudicato col rito abbreviato. Sì. Quindi allo stato degli atti. Allo stato degli atti, assolutamente sì. Questa scelta di chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato è una scelta che nasce da lei, che viene concordata, deriva da qualche situazione particolare rispetto alla possibilità di andare in un dibattimento, difendersi pubblicamente da quelle che lei riteneva accuse, che lei riteneva ingiuste, parlare, eventualmente rendere spontanee dichiarazioni, sottoporsi all'esame in un dibattimento. Sarebbe stato sicuramente molto più proficuo quello che era stato lo svolgimento del processo, poter confrontarmi, avere anche... Non le chiedo dei giudizi e col senno di poi, le dico quella scelta come matura? Matura dal fatto, dal pressing fatto dalla Procura di Palermo, con udienze pure il pomeriggio, per portarmi praticamente alla richiesta di rinvio a giudizio che avrebbe allungato i termini di carcerazione preventiva. Ne parlai con mia moglie, ne parlai con gli avvocati, non, mia moglie non voleva assolutamente che io continuassi negli arresti domiciliari nello stato di detenzione, perché una richiesta ovviamente del rito ordinario avrebbe comportato l'allungamento di questi termini. Ovviamente il Presidente aveva un figlio, aveva una moglie a cui anche dovevo rendere conto, una moglie a cui avevo detto che certe cose sarebbero concluse ma con esiti positivi, invece insomma non stava andando per come si pensava, per cui alla fine ho scelto il rito meno adatto, che è per un processo con una mole di documenti immensi. Consigli del Presidente che neanche erano arrivate le risposte delle rogatorie nel momento in cui ho scelto il rito abbreviato, però era l'unica soluzione per tirarmi fuori dalla carcerazione, lo dovevo alla mia famiglia e l'ho fatto. Senta, io le chiedo adesso, chiedo alla Corte di essere autorizzato ad esibire un manoscritto. Comunque i motivi sono altri, prego. Non scordiamoci, Presidente, che questo processo sempre vede una società che era coinvolta realmente attraverso, come ho sempre raccontato, e come i stessi documenti certificano, attraverso è una società che era nata con l'interesse di Provenzano fin dal primo giorno, che aveva intercesso su un accordo già preso tra l'impresa Cavallotti e l'impresa Madonia. Era stata un'impresa nata col benefit di Provenzano, un'impresa dalla quale Provenzano percepiva direttamente i soldi, un'impresa che di fatto è stata sempre amministrata dalla famiglia Brancato, prima nella persona del padre e poi nella persona della figlia, un'impresa della quale sempre attraverso mio padre venivano decisi i lavori subappalti e tutte le imprese che dovevano essere assegnati i lavori, un'impresa che di fatto però al momento del rinvio a giudizio è stata sequestrata solo nella parte che faceva riferimento all'Apis, perché è riconducibile a me, e lasciata intatta in quello che era la compagine del Brancato. Veramente lo statismo giudiziario, cioè, era qualcosa di impressionante. Comunque non solo questo, alla richiesta di avere quello che di fatto era di mia aspettanza, ero stato pure accusato di tentata estorsione aggravata. Vabbè, direi di andare avanti. Impresa poi confiscata dalle misure di prevenzione grazie alle mie dichiarazioni rese alla magistratura. Lei sta spiegando un contesto motivazionale. Io le avevo fatto una domanda più specifica. E vorrei capire se lei ha su questo una risposta specifica, che riguarda la vicenda delle sue conoscenze sui contatti tra i carabinieri Mori e De Donno e suo padre Vito Ciancimino. Perché lei in quella intervista, che io lessi dalla rassegna stampa del CSM e subito pensai che era dovere di un magistrato, e avvertì i colleghi di Caltanissetta intanto di quelle cose per farle sentire prima, perché si parlava anche della strage di Via D'Amelio. Il 3 gennaio uscì la notizia nella televisione. Io la lessi nella rassegna stampa del CSM. Lei dice una cosa, lei dice accompagnai Mori e De Donno da mio padre prima ancora della strage di Via D'Amelio. Va bene? Allora, io le chiedo perché, però se può essere preciso, sintetico, ma completo.
Perché lei decide, con riferimento a questi fatti del 92, sui quali nessuno l'aveva chiamata, anzi le avevano detto che non sarebbe mai stato chiamato, di fare un'intervista annunciando alla stampa una novità rispetto a quelle che erano state le deposizioni di Mori e De Donno a Firenze e quant'altro, cioè quella che era fino allora la ricostruzione un po' ufficiale, soprattutto rispetto alla tempistica? Perché le promesse fatte dai carabinieri che sarebbe andato tutto bene, che non dovevo parlare in quel momento di trattativa, non dovevo parlare in quel momento che c'era un processo in corso di questo, per cui mi sono attenuto a quello che erano i loro consigli, e tutti erano venute meno, per cui ero molto infastidito. E dico di più, ancora prima di Panorama, non so se ne ho mai parlato, ho fatto pure una puntata al Maurizio Costanzo Show di mattina, dove io in quella trasmissione, sempre nel 2000, subito dopo che ero stato condannato alla scarcerazione, insieme al giornalista Francesco Alicata, è uscito un articolo sul Messaggero dove ho scritto: io ho fatto Ciancimino, dichiara fatto arrestato, ho consegnato Totò Riina. Eppure in quell'intervista del Messaggero non è fregato niente a nessuno, nonostante c'erano processi in corso. E su questa questione della tempistica può essere un po' più preciso, perché noi ovviamente ancora non l'abbiamo questa intervista, e quindi non so se c'è un riferimento. Era un Maurizio Costanzo che andava di mattina solo, c'ero io da Alicata e ho fatto proprio questa intervista a Maurizio Costanzo. No, la domanda del Ministero è riferita alla novità della tempistica riguardo agli incontri tra lei prima e poi suo padre con i carabinieri. Mi pare che la domanda era in questi termini, o l'ho compreso? No, male. Quello l'ho dato come presupposto, perché poi produrremo l'articolo. Nell'articolo di Panorama c'è scritto, virgolettato, Massimo Ciancimino: io ho accompagnato Mori e De Donno da mio padre più volte, anche prima della strage di Via D'Amelio. Si ricorda? Sì, assolutamente. Quello sì. Che ha detto di più. Questo articolo ovviamente non lo abbiamo, quindi mi riferivo a questo. Quindi è chiaro che era un qualcosa che avrebbe dovuto, come poi è stato, attirare l'attenzione dei magistrati. Guardi, dottore, non è stato facile, perché anche per quell'intervista ho fatto decine di incontri. Prima con era direttore al giornale, poi è diventato direttore di Panorama, Maurizio Belpietro, per cui prima andai a trovare al giornale, incominciai a fargli vedere qualche appunto di mio padre che lui definiva interessante, iniziai a fargli vedere, a parlargli della storia di Loverde e robe varie. Tra l'estate e il dicembre del 2007, lo stesso Maurizio Belpietro e Gianluigi Nunzi vengono trasferiti dal giornale, che si trovava in centro a Milano, alla direzione di Panorama, per cui lo andavo a trovare a Panorama. I miei ingressi sono tutti documentati, sono andato tante volte. Alla fine mi ricordo che il dottor Belpietro disse: facciamo questa intervista, facciamola bene, Gianluigi, mi raccomando, deve avere lo giusto spessore. Mi ricordo che mi mandarono pure un fotografo molto importante per fare delle riprese fotografiche a me a Palermo, che venne a fare, e poi questa intervista uscì. Ma non è stato facile avere un contatto, io non sapevo a chi rivolgermi, che già l'avevo fatto con Maurizio Costanzo, vedevo che c'era molta indifferenza, specialmente nella stampa locale, poi figuriamoci, non era facile per uno come me, che ero da poco stato, diciamo, condannato, ad avere approccio a questa situazione. Senta, un argomento, chiedo di esibire questo documento. Prego. Manoscritto. Questo intanto le chiedo, sì. Poi abbiamo gli accertamenti scientifici su questo manoscritto. Intanto lei riconosce la grafia di chi ha redatto questo documento? Assolutamente sì, mio padre Vito Ciancimino. Allora, c'è scritto, leggo quello che capisco, non si capisce bene. Ne parlerò ampiamente. Scusa, sono l'avvocato Folli. Prego, avvocato. Buongiorno. E posso sapere di che manoscritto si tratta? Ora lo leggerà il pubblico ministero, quindi non ne potrà prendere cognizione. Non è possibile saperlo prima? Io non so come indicarglielo. Se ha una data, perché se è oggetto di un verbale di sequestro, come è stato rinvenuto, se è nel fascicolo del pubblico ministero, nel fascicolo del dibattimento. Abbiamo già avere qualche indicazione. Sì. Abbiamo già anticipato, forse in un'udienza in cui l'avvocato Folli non era presente, che tutti i documenti che vengono esibiti sono agli atti del fascicolo del pubblico ministero fin dal momento dell'avviso conclusione indagini. Sì, l'avvocato Folli forse voleva individuarlo per poter seguire anche abbiamo lei. Abbiamo già detto, Presidente, più volte che al termine dell'esame, rispetto a ogni documento che sia stato esibito dal Ciancimino e non sequestrato, Aliunde, quindi non oggetto. Ecco, scusi, pubblico ministero, se la interrompo, volevo capire se era un documento prodotto dal Massimo Ciancimino o se era stato rinvenuto agli Aliunde. Se lei avesse avuto la pazienza di sentire le domande, avrebbe sentito anche le risposte e avrebbe capito quello che ho già anticipato, e cioè che quando i documenti sono stati portati da Massimo Ciancimino, noi attesteremo prima del vostro controesame in che data e nell'occasione di quali interrogatori sono stati esibiti e acquisiti dalla Procura. Quando invece si tratta di documenti sequestrati, nel corso dell'esame lo annuncio. Ora leggendolo lei, avvocato, potrà individuarlo, così potrà seguire, fermo restando che poi in sede di controesame o di
Prima del contraesame ogni difensore avrà contezza, avrà la possibilità ufficiale di sapere in quale interrogatorio è stato eventualmente esibito. Procediamo. Ne parlerò ampiamente in occasione della revisione del processo da me battezzato del passaporto, di cui ho verbale dopo avere insistito con procuratore capo Caselli, e il verbale è firmato anche dal capitano De Donno e mai smentito. Però su questo episodio sia Mori che De Donno hanno reso falsa testimonianza al processo di Firenze, a cui sono stato chiamato a testimoniare. In sostanza, la difesa degli imputati, appunto perché informati dai loro clienti, volevano che io deponessi per sbugiardare i carabinieri, colonnello Mori e capitano De Donno. Sì, molto chiaro. Allora, innanzitutto lei questo documento manoscritto di suo padre, tanto lo dice lei, ma poi vedremo. Quando lo vede per la prima volta? Sempre nel momento in cui prendevo in esame tra il 99 e il 2000, il 19 novembre del 2002. Allora, io mi vorrei concentrare intanto sulla seconda parte, per quello che lei ha saputo direttamente da suo padre. Intanto, qual era questo processo di Firenze in cui suo padre dice sono stato chiamato a testimoniare? Il processo delle stragi di Firenze, ora non mi ricordo se è il primo o il secondo, perché ci sono stati tanti. Comunque il processo delle stragi di Firenze. Ci consenta poi, se è in grado, di dare delle notizie precise che possiamo anche riscontrare prendendo i verbali e vedendo che cosa è successo. Quando dice la difesa degli imputati, appunto perché informati dai loro clienti, volevano che io deponessi per sbugiardare i carabinieri, lei sa, o sa eventualmente da suo padre, da mio padre. Letture, quali erano gli imputati che tramite le loro difese avevano chiesto la testimonianza di Vito Ciancimino per sbugiardare i carabinieri sulla vicenda, diciamo, dei contatti del 92? No, Rina e Provenzano, immagino. Cioè, immagino, no, Rina sicuramente. Ma immagina... No, Rina l'ha detto sicuro. Rina sicuramente. Glielo ha detto suo padre? Sì. Lei? È Provenzano, sì. Rina e Provenzano, Presidente. È molto chiaro il documento. Però su questo episodio sia Mori che De Donno hanno reso falsa testimonianza al processo di Firenze. Io sono stato chiamato a testimoniare, in sostanza, la difesa degli imputati, appunto, precedente informata. Appunto perché informata, appunto perché informata dai loro clienti. C'è scritto. Sì. Volevano che io deponessi per sbugiardare i carabinieri, colonnello Mori e De Donno, ma lui di fatto si attiene a quello che era, diciamo, l'accordo con i carabinieri di non rispondere, non racconta nulla, in mai si avvale la facoltà di non rispondere. Nonostante le sollecitazioni che erano pervenute da Rina e Provenzano per sbugiardare tutte le tesi che stavano dando i carabinieri nei vari processi. Credo che l'ho pubblicato comunque pure nel libro, se non... Sì, per ora questo, se l'ha pubblicato nel libro, non mi ricordo. Senta, in realtà noi vedremo che poi le difese che avevano chiesto l'audizione di suo padre su queste vicende del 92 erano quelle di Rina e di Graviano. Suo padre non le parlò mai di Graviano. No, mi pare che... Non si lasci, diciamo... No, non me lo ricordo, in questo momento non me lo ricordo. E ricordava Rina e Provenzano. Rina e Provenzano, sì, sicuramente sì. E scusi, se ne ha parlato con suo padre? Perché se ne ha parlato, e non giudizi, se non ne ha parlato o non lo sa, dica, ho le mie deduzioni, ma non, in questo momento non ci interessa, anche se lei è imputato, potrà sempre fare dichiarazioni spontanee e quant'altro, non è mia intenzione. Signor Ciancimino, suo padre che aveva definitivamente maturato la consapevolezza, l'ho detto fin da subito, di essere stato venduto dai carabinieri, nel momento in cui, adesso la data poi la documenteremo, comunque viene chiamato dalla Corte d'Assise, che accoglie una richiesta di Rina e Graviano per fare ricostruire a suo padre quello che era accaduto nel 92 nei rapporti con i carabinieri. Perché suo padre si avvale della facoltà di non rispondere? C'era un accordo con i carabinieri su quello che era il comportamento che mio padre doveva avere su tutta questa vicenda. Non scordiamoci, Presidente, che... Qual era questo accordo? Prima del non scordiamoci.
Qual era questo accordo? L'accordo di lasciare libero Provenzano e anche mio padre di non essere coinvolto in ulteriori indagini e altro. Non scordiamoci che le indagini... No, io le stavo chiedendo, non l'accordo le stavo chiedendo, di cui lei ha parlato più volte, le stavo chiedendo sul fatto che bisognava che Giacimino Vito non doveva parlare in un processo di quello che era accaduto nel 92, dare quella versione che sembrava addirittura voler rendere nel 92 alla commissione antimafia. Comunque c'era un accordo sul fatto che Ciancimino Vito dovesse stare zitto su queste cose? Sì, c'era un accordo. O è stata una scelta personale di suo padre a valersi? No, c'era un accordo. C'era un accordo che era stato fatto sia a me, anche rispettavo pure io, che mi era stato detto che su questa storia non doveva dare seguito a niente. Ovviamente mio padre, in cambio di questo accordo, avrà avuto i suoi vantaggi, ma che c'era un accordo era chiaro. Mio padre era, nonostante tutto, diciamo, ha rispettato fino all'ultimo questo accordo. La domanda che l'ha fatta il Pubblico Ministero è perché, visto che già si era lamentato prima che fosse stato venduto, ancora rispettava questa cosa? Aveva i suoi vantaggi. Se ho capito bene, la domanda era in questi termini. Sì. Lo rispettava perché si vede che valutava di dover attenersi a questo accordo. Lei in quella circostanza, quando la Corte d'Assise di Firenze ammise l'esame dell'articolo 210 di Ciancimino Vito, ebbe occasione di parlare con suo padre prima ed eventualmente dopo l'audizione, e poi lo ha già anticipato, si esaurì in una dichiarazione a mio valgo alla facoltà di giurisprudenza. Mi ricordo con la sedia a rotelle, arrivò subito, fu una cosa lampo. Cioè del fatto del perché fosse stato chiamato e del chi lo avesse chiamato, di quali difese avessero sollecitato la sua audizione, lei con suo padre ne parla solo quando suo padre le mostra questo documento manoscritto, o aveva vissuto, diciamo, in diretta questi fatti processuali? No, li avevo vissuti in diretta. Andiamo alla prima parte del manoscritto. Ah, un'ultima cosa sulla seconda parte, ma c'è quell'inciso, la difesa degli imputati appunto perché informati dai loro clienti. Lei ricorda che tra i clienti che suo padre le disse c'era Rina. Sì. Ma suo padre le disse cosa Rina avrebbe saputo e sperato o preteso che suo padre poteva dire al processo? Cioè di che cosa Rina avrebbe informato i suoi, non è questo il punto, in che punto Rina, secondo le sue conoscenze di allora, poteva sapere che le dichiarazioni di Ciancimino avrebbero, come c'è scritto qua, sbugiardato i carabinieri, cioè avrebbero smentito la versione dei carabinieri che avrebbero reso falsa testimonianza al processo di Firenze? In che cosa? In tutta la vicenda della trattativa. Presidente, è chiaro che la versione che... mi scusi, procuratore. Non si preoccupi, non ha importanza, andiamo avanti. Sono un attimo in pallone. E ora, tra poco ci aggiorneremo, vediamo di completare però almeno questo documento. Questo argomento. Procuratore, sul fatto che mio padre potesse dare la vera versione, che di fatto non era quella che raccontavano i carabinieri durante tutta la testimonianza, che era, mi ricordo, avevamo commentata con mio padre, quasi un po' ridicola, quando lo stesso Colonnello Mori diceva siamo andati da Vito Ciancimino perché lo Stato era in ginocchio, non capivamo perché si era arrivati a questo muro contro muro, uno Stato in ginocchio, un muro contro muro, cosa avete detto a Vito Ciancimino? Che trattiamo bene le loro famiglie e di consegnarsi. Ovviamente c'era quasi rarità in questa versione che doveva essere accreditata, sapeva benissimo il Rina cosa era realmente accaduto, tutte le varie fasi, e voleva che mio padre andasse lì a sbugiardare i carabinieri e a dirgli quello che era accaduto. Cioè era poco credibile già con la logica, Presidente, diceva mio padre, cioè, uno Stato in ginocchio, una cosa che non ha argomenti, va da lì, dice costituisciti, va da mio padre diceva Provenzano fammi questo favore, siccome mi tratteranno bene, io voglio i vostri familiari, a me mi diranno bene, fate questo favore, ricordo come mio padre ci scherzava proprio su, diceva vado da Bino, Totò, dico fatemi questo favore, presentatevi, perché a me mi ridanno i beni, e voi siete a posto, andate a presentarvi e tutto torna come prima, in un momento in cui, cioè, era quasi, mio padre... Un po' ci rideva pure in quella che era la versione delle deposizioni.